Vi ricordiamo che 7-8 ci trovate al Romix, alla Fiera di Roma. Venite tutti quanti! Adios Family, qua il Pepius! Con un nuovo scherzetto. Infatti andrò a chiamare Graziana, mio padre, mia madre, Domenico, non so se qualcun altro. Fingerò di parlare alle loro spalle con la chiamata in corso. Quindi loro sentiranno tutto ciò che io dirò. Probabilmente da solo farò finta, ora vediamo. Cioè praticamente loro penseranno che io sto parlando male di loro, ma è partita la chiamata. Non so se è chiaro, è più facile da guardare che da capire. Lasciate like e iniziamo subitissimo dalla regina Graziana, regina delle sconfitte nei prank. Volevo dirlo. Ciao Graziana. Allora io la chiamo su WhatsApp, dopodiché avvierò la registrazione e voi vedrete un po' tutto. Farò finta di parlare con un mio amico immaginario. Eh sì, sì, non lo so se questa sera in realtà mi vedo con Graziano o no. Sì. Sì, che sono a vedere. Graziano in realtà vorrebbe uscire, però a me non mi passa, quindi se riesco le trovo una scusa e vedo di uscire, cioè di giocare con te, perché Graziano, porca miseria, cioè, una volta, due volte, tre volte, ma tutte le sere, madonna mia, non ce la faccio più a vederla, quindi... È meglio che stiamo in chill, giochiamo al computer, anche perché poi si mette, scassa tutto il giorno, quindi meglio se stiamo io e te. È che scemo. Madonna mia. È scemo. È scemo. No, non è che non la voglio vedere, è che mi abbotta le scatole. Cioè, non la sopporto, veramente, ti giuro. Guarda, io lo sai che, cioè, io ti parlo sempre, non fosse per il video, io non la terrei davanti alle... tutto il giorno, cioè sta sempre a casa mia. Poi lei non capisce che bisogna stare a casa fino a un certo orario. Perché ancora? Se io le dico grazie, per favore, sono le 10, è arrivato il momento di andartene. No, vabbè, si trattiene a casa, si trattiene. E si sta a casa fino alle 11, le 12. Cioè io non so come dirglielo. Mamma mia, poi madonna, vuole sempre che esco con le amiche sue. Cioè io non voglio vedere le amiche sue. Questo insisto, usciamo. Cioè chi le vuole vedere? Non le voglio vedere le amiche tue. Non mi va, non voglio vedere a te. Tra un po' voglio vedere le amiche tue. Ma chi vi vuole vedere? Ma lasciatemi stare a casa. Sta arrivando un periodo veramente, io non lo sopporto più. Sorella. Ma quanto mangia? Cioè... Cioè, è incredibile, mangia, cioè, se io non mangio una pizza, una cosa, lei si mangia la parte finale della mia, la sua pizza e ne ordina un'altra pure, bro. Che cazzo dici? E poi non è che glielo puoi dire, non è che puoi andare e dirgli, bro, guarda che stai ingrassando tanto, cioè, datti una regolata anche per la salute. No, mangia! Mi ha chiuso la chiamata perché non so da quanto tempo stavo parlando da solo e provo a richiamarla tra un po', vediamo. Però non ho capito se mi ha chiuso la chiamata e è caduta la linea. Aspettiamo, vediamo un po' che cosa succede. Fermi tutti ragazzi, è Graziana, è venuta a casa, quindi ora vado ad aprirla e vediamo che cosa dice. Ma che cosa? Fermati. Che vuoi? Cioè pensi che io sia stupida? Sì. Prima di tutto lo stupido sei tu, in quanto ti è partita una videochiamata. A me. Io ho sentito tutto. A me. Sì, quindi al massimo accerti delle cose che fai. Lo controllo. Ma dove ti ho chiamato? Su WhatsApp? Mi hai chiamato mezz'ora fa. Ah, beh. Massimo tre quarti d'ora fa. E quindi? Sì, mi hai fatto la videochiamata. Stavo in macchina, ti ricordi? E mica ti ho risposto. No. Sì che mi hai risposto. Anzi, io ti ho risposto alla videochiamata. Quindi mi hai chiamato tu? No, stai parlando con Domenico. Ho sentito tutta la conversazione vostra. Stavo parlando di Fortnite. Sì, di Fortnite. Quale ho sentito? Ma non c'è niente da sentire, abbiamo giocato. Ma che cosa che stai parlando di me? Che io rompo, scasso, sono pesante, sono ingrassata, non voglio vedere le mie amiche. Ma non è che stai vedendo un video su YouTube? No, pensi che sono andata ieri forse? Ma ti sei un equivoco. Un equivoco di che? Fammi controllare. Sì. E questa è la videochiamata. Io non do il mio consenso. Mi dispiace, è troppo tardi. Non sto dando il mio consenso. Hai dato il tuo consenso fidanzandoti con me? Certo. Vieni qua che dobbiamo fare un bel video. Dobbiamo chiamare molte persone ora. Perché? Perché ci sarà da divertirci. Andiamo di Mamma Yos insieme. E let's go, speriamo che rispondi subito. E il fatto che proprio non riesco a parlare perché rompe tutto il giorno. Io le dico no, non voglio farla, sa cosa? Cavolo, lei insiste. Però io la vedo che è proprio... si intromette nei discorsi. Sì, capito? Ma proprio ci mette tutto il giorno, scassa
Poi gli dici per favore mi cucina una costana, mi viene, e non cucina. Gli dico pulisci per favore che sta tutto il macello di Zeus. Niente, non fa niente, tutti i peli per terra buttati, non pulisce, non fa niente, sembra lamentarsi. Il compito suo è lamentarsi tutto il giorno, tutto il giorno. E io te lo dico, non voglio venire per questo, perché poi ogni volta lei parla, fa le cose, cioè proprio... Sì, che poi sembra come se ti prende in giro, ti parlerà dietro, capito? Tu, veramente. Tu quando te ne vai non hai idea di che cosa dici di te. Veramente. Il macello. Il macello sta sempre a parlare di te. E quella là che si è fatta bionda, che va facendo bionda? Secondo me meglio se si fa mora, scura, bionda non gli sta proprio. Beh. Poi dici che mangi assai, tutto il giorno sei sempre a mangiare. Pure lei però sta sempre a mangiare, che vuole che gli faccio i dolci, le cose. Sì, sì. Perché mi hai preso? Per il cuoco? Lei... A me mi dice tutto, no, io voglio che vieni. No, per lei è meglio se non con vieni. Con la vocina tutta così. Cioè... Vabbè, c'ha la voce un po' da papera, però per lei è meglio se tu non vieni. No. Assurdo. Cioè io veramente, se potessi scegliere, sceglierei un'altra mamma. Io proprio non la voglio come mamma. Mamma, cioè, io cioè non è che la mamma la puoi scegliere. Mi è capitata e quella è, non la puoi scegliere. E purtroppo questa ci abbiamo. Io ti do tutte le ragioni del mondo. Mamma mia. Aspetta che mo rispondo a Domenico. Io intanto ho visto la faccia. Intanto ho visto la faccia di mamma. Stava così. Io ora vediamo che fa, perché nel caso la devo chiamare. Neghiamo tutto noi. Diciamo che bugia. Sì. Ok. Poi ma tocco Graziana. Tu la faccia tutta di rispondermi? No, c'ho niente. Che c'è? Sto nerdo. Allora il signore Santo ha voluto che avevate il telefono acceso mentre sparlavate di me. Fate schifo tutte e due. Noi siete delle brutte persone. Guarda, ti giuro, eh. Ma io non ho fatto niente. Persone cattive, io che vi voglio un sacco di bene. Ma se non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Mi viene da piangere. Ma me la merito. Ma perché? Ma che stai dicendo? Scusa, ma potrei cambiarla. Mamma mia. Veramente noi stavamo giocando con Zeus. Ma che me? No, stavate sparlando di me tutti e due. Ma non è che hai visto qualche video nostro su YouTube? Non ti voglio parlare. Voglio trovare un'altra mamma. Lasciami stare. Ma Matteo la vecchia ti sta dando in testa. Ma se non abbiamo fatto niente. Ma non abbiamo fatto niente. Avete sparlato di me per 10 minuti e chissà da quanto. Ma che stai dicendo? Ma avete una faccia da schiavi tutte e due, guardate. Io torno a casa. Però non voglio neanche che tu mi guardi, mi saluti. Lasciami perdere, visto che non sono una mamma. Ti sto chiudendo, Giuseppe. Lasciami perdere. No, aspetta. No, si è chiuso. No, Giuseppe non ride. Mamma. Sei incazzato. Mamma. Lasciami perdere. Non voglio sentire. Arrivato il turno del nostro fantastico amichetto Domenico, detto anche Domius, che è anche una marca di Tecno Gym. Signor Domius, se vuole sponsorizzare, ci abbiamo il Domius in versione. Sì, perché è un po', è un ragazzo un po' complicato. Madonna, e ogni volta è una mamma mia. Una ragna. Io non lo so se sempre a lamentarsi. Non so se lui poi, se gli dico vieni a fare il video con noi, lo viene a registrare. Sì. Perché prima devi chiedere 10 giorni prima per avere l'appuntamento con Domenico, perché se no. Io penso che il Papa ti dà l'udienza prima di Domenico. Anch'io stavo pensando al Papa, sinceramente. È incredibile. Lui è sempre impegnato. Quante volte è successo? Che siamo noi due e poi arriva Domenico in macchina. Tante volte, no? Entra Domenico in macchina, io me ne voglio scappare. Che puzza! Ma dai, ma da morire! Ma bro, ma pure io l'ho pensato. Cioè, te devi scappare. Pure io un odore di cipolle cacca, miste cacca. A cacca e formaggio. O non si lava, non lo so. No, secondo me non si lava. È vergognoso. O nasconde le cipolle nei capelli, non che lo so. Pure la barba, un po' così, capisci? Infatti che io non lo voglio neanche vedere più. Però che cosa gli devo dire? Bro, non ti voglio vedere più, lo blocco, cioè. No, com'è? Magari fa finta di passare al telefono quando lo incontri. Il carattere un attimo si può migliorare. Ma lavati, figlio mio, lavati. No, i capelli prima erano biondi. Talmente tanto non se li lava che sono diventati neri. Di cacca. Io infatti stavo pensando al compleanno di regalargli un bel set di tessori d'Oriente. A me la cosa che proprio mi dà più fastidio di tutte
è la macchina che non guida quello. C'ha 40 anni e non guida la macchina. Com'è possibile? È vergognoso. Io che lo volevo chiamare per fare il video, non lo chiamo no, più. No, non lo chiamare più. Chiamo Stefano, che è meglio di lui. Sì, sì. No. In realtà ce lo stai facendo il video. Non lo so, richiamalo. Dov'è? È partita la chiamata, credo. No, ti stai imbrogliando. E che io ti ho sentito, da dove hai parlato? Forse hai sentito nella tua testa. È scemo. Stupido deficiente, lo so che stai facendo un video di Che stai dicendo? Non sto facendo niente. Però ma io non le penso tutte quelle cose, capito? Era giusto. Ora vado a piangere in un angolino. Della tua macchina o della mia? Ah, della tua. Vabbè, ci ha sgamato. Vabbè, perfetto. Può succedere. Ci avete provato. Con Domenico non è andata bene. Però manca Papà Yoss. Vediamo se Papà Yoss è in gamba o si farà trollare come Mamma Yoss. Io so già come insultarlo perché ovviamente easy. Facile. Sì. Che poi sta sempre al bagno. Veramente. Papà sta sempre al bagno. Cioè vive nel bagno, ha la cacca perenne attaccata, cioè vuole sempre andare al bagno. Sì, è vero. È praticamente... L'ho notato, allora perché io pure capito dove è il bagno, tutto, chi sta? Papà. E stavo dicendo, quindi... Ha chiuso, non so perché, sta scattando. Perché ha chiuso? Lo chiamo di nuovo però. Talmente al bagno sempre, cioè mamma non lo sopporta più. È vero? Sì, mamma lo vuole lasciare sicuramente. Questa cosa? Sì, perché sta sempre al bagno, russa, si arrabbia, non parla. Incredibile. Ma che cazzo si dice? Capisci? Di questa cosa lo stavo pensando. Hai chiuso di nuovo? Perché chiude? Non vuole sentire la realtà e chiude. Dai. No, vabbè, ci siamo inventato tutti che va al bagno, è vero. E mangia tantissimo. Sì, ma poi ha detto che a te non ti sopporta proprio. Sì. Ha detto che te, cioè ha detto tu potevi prenderti una ragazza più bella, più intelligente. Ha detto che fai proprio schifo. Infatti io preferirei di avere un altro padre, non lui. Ha chiuso! Ha chiuso! Ma hai finito di dire sto tanto? Ah? Scusa. Allora, prima di tutto, non ti mettere il telefono nel naso. Perché chiudi la chiamata? Perché stai dicendo un sacco di s***ate a Graziana. E che, perché chiudi? Perché non la voglio sentire tutta questa dice le falsità che stai dicendo. È finito? È la prima persona che non vuole sentire i fatti suoi. Stai sempre andando un sacco di Perché non vai al bagno? Saranno anche fatti miei. Ma è uno scherzo. Stiamo registrando. Bene ragazzi, mi raccomando, se avete qualche altra idea di un video simile, fatecelo sapere nei commenti, anche se io in realtà ce l'ho un'idea. Quindi a 20.000 like vi dropperò questa cosa incredibile. Ci vediamo al prossimo video sabato. Ciao ragazzi!